Ciao, bentrovato sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è La felicità della vittima. Ti voglio leggere una frase dell'imperatore romano Marco Aurelio. Lui sosteneva: la felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri. Nelle relazioni tossiche con narcisisti patologici, borderline oppure psicopatici, una delle primissime cose che la droga emotiva che ti inietta il narcisista poi ti darà è quella di spegnerti i buoni pensieri. Un narcisista patologico gode nel vederti distrutta, depressa, affranta, scusami, ho sbagliato. Quello che conta, la cosa più importante, è che ritrovi le giuste parole. Con la conta totale, per questo insisto, con la conta totale, che per totale significa non sapere nulla di lui, del narcisista o di lei, non sapere cosa fa, non guardare i social network, non guardare gli stati WhatsApp, nulla di nulla. Solo così si riesce dopo 3 mesi e 90 giorni a disintossicarsi dalla droga emotiva che lui ti ha dato. Il no conta totale ti porta a rivedere la luce. Rivedendo la luce è speranza. La speranza ti porta a utilizzare delle parole. Quali sono? Fiducia, amore, gioia, serenità. La cosa che a te, come a me nei miei tempi, più è mancata è la serenità. Nelle relazioni con i narcisisti patologici di sereno non c'è nulla, non c'è un cazzo. Scusami il francesismo. Ciò che più conta è riuscire a uscire da questa china e ritrovare la serenità che tanto ti manca. Come dice lui, la qualità dei pensieri, come dice l'imperatore romano Marco Aurelio, la qualità dei pensieri si ha, quindi ritorna a essere buoni pensieri, solo che hai messo distanza con un narcisista patologico. So che adesso soffri, piangi, stai male, lo rivorresti. Ma ricorda che ritornando lui, il narcisista, ti crea nuova droga, ti inietta nuova droga e ti porta sempre lontano dalla qualità dei pensieri. Non lo capisci adesso se sei sotto droga emotiva, ma quando ti sei distaccata da una persona abusante, riesci ad avere una visione della vita positiva. E la visione della vita positiva ti porta altra positività, ti porta belle cose, belle sensazioni e quindi, vibrando, agganci cose belle. Se pensi male, vibrando negativamente, agganci sempre cose malvagie. Soluzione. A me piace sempre dare una soluzione alla fine dei miei video, che è questa. Tieni no conta totale. Non è facile, ma possibile, anche se non capisci il perché, lo devi fare. E al termine dei 90 giorni, se è stato totale il no contact, la qualità dei tuoi pensieri aumenterà di vibrazioni, di positività e attrarrai cose belle. Tutto qua. Quindi tieni no conta totale. È fondamentale. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici. Ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico e quindi narcisistico, persone empatiche, cioè che si sanno immedesimare degli stati d'animo altrui, sono davvero preziose. Quindi so che sei empatica o empatico, perché se segui i miei video lo sei. Tieni duro, tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie che puoi sul narcisismo patologico, perché salverai tante vite umane, tante buone anime. Tutto qua. Se ti è piaciuto il video, clicca il like, clicca la campanellina per seguire i miei aggiornamenti. Ciao da Stefano.